lunedì prossimo. Questo nastro fornirà la prova che io sono riuscito a mandare indietro brevemente il tempo. Qualsiasi soggetto passi attraverso questa macchina avrà un ricordo completo di ciò che gli è accaduto. Io, comunque, non avrò memoria di questi eventi. Sono esattamente le 16:44 e come si può benissimo vedere, il soggetto dell'esperimento numero 12 è semplicemente deceduto. Poiché i primi 11 tentativi di questo esperimento si sono dimostrati un insuccesso, questa sarà la mia ultima opportunità. Visto che quegli idioti del Pentagono chiuderanno questo posto definitivamente lunedì prossimo. Questo nastro fornirà la prova non solo per i miei diffamatori, ma anche per me stesso. Ce l'ho fatta. Perché se ho ragione e posso mandare indietro solo brevemente il tempo, non avrò memoria di questi eventi. E quindi, se dovessi Ce l'ho avere fatta. coscienza di un tempo reale, sicuramente. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ehi, amico, come te la passi? Guarda un po'. Ti piace pagare per queste cose, vero? Nessuno ti ha seguito fin qui? No, torno subito. Ehi, aspetta. I miei soldi, Frank. Ma ecco, ma come faccio a darti i soldi se devo ancora prenderli? Non ho soldi con me. È per questo che siamo in affari. Ti ho mai fregato? Di, l'ho mai fatto? Sì, che l'hai fatto. Dai, quello era al liceo, ero ubriaco, sempre questa storia. Frank, mi servono i soldi, lo capisci o no? Io ti farò più ricco di uno sceicco che vive in un merdoso lago di petrolio. Avanti, amico, che cosa mi vuoi fare? Metti via quella maledetta pistola. Frank, mi servono i soldi. Lo so, te li entro 30 minuti. 30 minuti, d'accordo, 30 d'accordo. Minuti. Ok, ma ora non mi puntare addosso quella cosa, amico. Ah, Gesù Cristo. 30 minuti. Prenditi una tazza di caffè, eh? Quando avrai finito, sarò già di ritorno con il contatto. La città di Chicago oggi è in ginocchio. Tutti seguono la drammatica situazione degli ostaggi al Palazzo Federale. La persona è incaricata per le negoziazioni, Karen Warren, si è dimessa dalla sua posizione nel Dipartimento di Polizia. Thank you.
fermo! Ehi! Vai a farti fottere, amico! Oh, cavolo! Cosa c'è, tesoro? La mia macchina. Direi che mi serve un po' di aiuto. Che diavolo è successo a quel segnale? Quella è Rayen, non le badare, solo un po' timida. Sì, direi proprio che se ne è guai. In questa zona, poi. Pensa che sia qualcosa di grave. E chi lo sa? Senti, se vuoi ti posso portare qui vicino da un mio amico, ha un carro attrezzi. Dai, andiamo. Io mi chiamo Frank. Mettiti dietro. Ci penso io. Non è vero, Rayen? Come vuoi tu, Frank. Comunque io sono Karen. Questo posto è molto lontano. Non lo so. Fammi pensare. Direi 5-10 miglia. Ma chi lo sa? Questo è il Texas. Allora, sei di queste parti? Sì, sono di qui. Sono nata a Galveston. Davvero? È certo che parli come una ragazza di città. Sora, e pulisci bene. Oggi mi è successa una cosa stranissima. Stavo riposandomi e prendevo una tazza di caffè. C'era una donna, una certa Kim, una specie di segretaria o qualcosa del genere. E all'improvviso mi fa... dice, Frank, lo sai, hai proprio una gran bella fibbia. E allora io le ho risposto, provate un po' a indovinare. Dai, provateci. Provate a indovinare che ho risposto. Allora, nessuno vuole indovinare? Avanti, provateci. Non lo so, Frank, che le hai detto? Beh, le ho detto, starebbe molto meglio impressa sulla tua fronte. Proprio così le ho detto. Che c'è? Non ti piace il mio sarcasmo così affilato? Credo di essere stata via troppo tempo. Non sono più abituata a questo vecchio umorismo. So io cosa può tirarti su. Un po' di musica country. No, grazie tanto. Cosa? È una delle principali ragioni per cui sono andata via dal Texas. È fatta in America, per gli americani. Non sarai anti-americana. No, ma non sono molto brava a trattare con gli americani. Oh, non dirmi che sei una piedipiatti, non dirmi. Non proprio, sono una psicologa. Una strizza cervelli, oh, va bene. Un lavoro giusto per te. Di che parla quel libro? Beh, se lo vuoi sapere, fornisce un quadro di quello che si potrebbe fare tornando indietro nel tempo, avendo la possibilità di cambiare la propria vita. A me sembrano un mucchio di balle, se mi è permesso. È una specie di gioco terapeutico. Come io, Tarzan, tu, Jane? Ma dove diavolo è sbucato quello? Dannazione. Tagliella! Ho già 3 maledette multe. La mia assicurazione salirà alle stelle. Ehi, fermo! Non si muova. Ma chi si muove? Non le ho detto di uscire dalla macchina. Ma gente, mi sgranchiva un po' le gambe. Non mi sembra un crimine. Mi favorisca patente libretto, per favore. Sì, signore. Ma prima dovrebbe dirmi una cosa. Si può sapere che ho fatto di male? Andava a 78 miglia all'ora e c'è il limite di 55. Ecco cosa diavolo ha fatto di male. Andiamo. Ma veramente? Le assicuro la gente che sarebbe davvero una cosa molto insolita per me. Perché io sono così con la legge. Mi dia la patente e il libretto, per favore. Sì, signore. Sta maledetta pioggia mi ha ristretto i jeans. Ah, ecco a lei, signore. Vuole dirmi per cortesia chi c'è in macchina con lei, signor Lloyd? Ah, loro? Sono le mie mogli. La bigamia è contro la legge. Davvero? Ecco perché non mi sono sposato. Per non infrangere la legge. Perché non rientra in macchina? Sì, signore. Non c'è problema. Vado a mettermi al volante. Beh, sembra che ci sarà un piccolo ritardo, dato che questo bravo agente vuol fare il suo dovere. Forse
Forse dovrei chiedere un passaggio al poliziotto e togliermi di torno. Non ci pensare neanche. Aspetta. Manca solo poco più di un miglio ormai. Bene, a parte le precedenti 6 violazioni dei limiti di velocità, sembra che lei sia un bravo cittadino, signor Lloyd. Gliel'avevo detto. Allora le faccio solo una multa per eccesso di velocità. Firmi dove c'è la croce. E cerchi di andare piano. Perché la controllo. Grazie molte, signore. Che stronzo. Tesoro. Zitta! Sto zitto, porco miseria. Adesso vado a tavoletta, guarda un po'. Cavo quel tizio, lo schiacciavo come una frittella. Allora, dolcezza? Che bisogno c'è di essere così tesi? Andiamo, allegria, reie! Di qualcosa? Andiamo, la nostra ospite penserà che sei muta se non dici niente. Ok. Brava, continua. Vorrei solo che tu riuscissi a controllarti di più. Sono balle! Sono tutte balle! Tu volevi che dicessi qualcosa? Ma è possibile, no? Che ogni volta che apri bocca lo fai soltanto per criticarmi, è così? Eh? È così? No, no, io... Ma sta zitta! Maledette tutte le donne. Cioè, non si può vivere con loro e non gli si può far saltare la testa. Bene, ecco, siamo arrivati. No, non ancora. Mi fermo qui solo per bere qualcosa. Me lo sono meritato. Sono assetato come una scimmia appesa ad asciugare al sole. Ehi, vuoi scolarti qualcosa anche tu, bella? Per me niente. Beh, non dire che non ti abbia invitato. E non venirmi a guaire dietro. Ma com'è bello vivere in America! Veglia, Sam! Ehi, Frank! Il tuo amico è qui! Come va, eh? Ho il vento in poppa. Viene sempre qui a farsi una birra. Ti piace la birra australiana? Lui vuole sempre quella. Dice che gli ricorda suo padre. È partito per l'Australia e l'ha lasciato quando aveva 10 anni. Nessuno ti costringe a rimanere con lui. A volte vorrei avere il coltello e cavargli il cuore. Non faresti mai una cosa del genere. Ascolta, ti do il numero di un centro per donne sole. Chiama quando vuoi, ti possono aiutare, ok? Eccoci qua. Guarda cosa qui, amico. Questa è roba fina. Non so a cosa serve, ma sicuramente costa tanto. Bene, così farò funzionare il mio televisore. Sai, forse puoi usare quel telefono laggiù. Ecco. Cerca di aver cura di te. Non ti preoccupare per me. Sto bene. Ecco. Dannazione. Non ho mai visto così tanti soldi in vita mia. Grazie per il passaggio. Mani in alto! Lo scusi, eh. Forse uno di voi sa dirmi dove potremmo trovare qui vicino un posto per accamparci? Mi dispiace, non sono di queste parti. Tra circa 10 miglia. 10 miglia? Mm. Ok, grazie tanto. Arrivederci. Vado in Messico con la mia Rayen. Spero che ti vada tutto bene e attento all'acqua. Ah, lo so che l'acqua è difficile da sopportare. Ehi, dicono che ti faccia incazzare l'acqua che c'è in Messico, senti, sai? Vieni qui, ti ricordi quel tipo di cui ti ho parlato, eh? Bene, mi ha dato queste. Balle. Sono balle, Sam. Le hai fatte vedere a qualcun altro? No, Frank, è la tua ragazza. Allora, le hai fatte vedere a qualcun altro? No, non le ho fatte vedere a nessuno. Bugiardo. Ma come bugiardo? È uno sporco bugiardo, no. Ecco quello che sei. Credo di essermi perso il portafoglio.
A chi altro hai fatto vedere queste foto? Ah, senti. Dannazione! Ma perché non ti bevi la birra e stai un po' tranquillo, eh? Ma è pazzo! Frank! Frank, che sta facendo? Ryan, versami una birra. Frank, vuole fermare la macchina, per favore? Frank, c'era un carro attrezzi là dietro, forse non lo ha visto. Cristo. Qualcuno mi vuole spiegare perché le donne possono permettersi di cambiare idea ogni volta che ne hanno voglia? Tutti quanti abbiamo momenti in cui cambiamo idea su determinate cose. È naturale. Naturale? È una rottura di scatole. Vuoi una birretta? Ryan, sicura che non vuoi una birra? Sì. La vuoi una birra? No. Ecco, vedi cosa intendo. Sì, no, sì, no, sì, no. Allora, la vuoi la birra? La vuoi o no, questa fottutissima birra? No, Frank, non voglio la tua maledetta birra. Quindi perché non te ne stai un po' zitta e mi lasci in pace? Bevila, 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 bevila. Bevila, 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 bevila. Bevila, stupida. Va bene, ti lascio in pace, ti lascio in pace. Frank, dove andiamo? Vedi, Karen, mia moglie Ryan sembra credere che io sia uno di quegli uomini veramente cattivi, cattivi nell'animo. Invece è lei che mi fa venire fuori il lato peggiore. Tu che ne pensi? Beh, penso che tu possa farci qualcosa. Questo è quello che pensi? Sì. Ah, no, penso che sia un po' troppo tardi. Credo proprio che sia troppo tardi. Perché ora so che non potrà mai funzionare. No! Perché vedi, io ho realizzato improvvisamente una cosa che mi ha reso molto triste. E mi ha terribilmente ferito. Di cosa stai parlando, Frank? È successo quando l'abbiamo incrociato che mi sono ricordato di aver già visto quel cane. Forse, Ryan, forse. Avrai già capito di che cosa parlo, vero? No, Frank. Andiamo, Ryan. Sono Frank. Puoi dirmi la verità? Dimmela. Ah, tu mi dici sempre bugie! Sam, è stato abbastanza carino da farmi vedere quelle tue foto. Tesoro, non ti avevo mai vista così prima. Non so di che cosa stai parlando, Frank. Sto parlando di quell'animale che ti ha portato a letto! Ecco di che cosa parlo, cara! Lui vuole uccidermi! Frank, calmati! No, lei ha ragione. E io la uccido. Si becca una di queste. Frank, ti prego, calmati. Dai, girati e parliamone. No, tesoro! Possiamo risolvere la cosa. Dai, sei un uomo, non ti serve la pistola. Metti giù la pistola. Non mi scappi!
Grazie, grazie. La porta si chiude a chiave. Si chiude automaticamente. È sicuro? Sì. È anche a prova di proiettili? Credo di sì, sì, certo. Dobbiamo chiamare la polizia. Quell'uomo ha sparato a sua moglie. Nessuno può entrare qui, si calmi. No, non ha capito. Quell'uomo è qui fuori, è un assassino, mi sta cercando. Si è fatta male, vado a prendere qualcosa per disinfettare. No, lei come si chiama? Brian. Ok, Brian, mi capisce? Deve chiamare la polizia ora, capito? Va bene. C'è una donna qui che sembra ferita. Aspetti, aspetti. Merda. No! No! Dannazione. Oh mio Dio. Specie di segretaria o qualcosa del genere. E all'improvviso mi fa... Ma certo che le donne sono strane. Dice, Frank, ma lo sai che hai proprio una gran bella fibbia? Oh, state a sentire quello che le ho detto. Non lo so, mi è venuto in mente così, non so neanche io come. Le ho detto... Indovina che le ho detto. Qualcuno, provi a indovinare quello che le ho detto. Non lo so, Frank, che le hai detto? Le ho detto... Beh, sarebbe molto meglio impressa sulla tua fronte. Mi è venuto in mente così, Che c'è? Non le piace il mio sarcasmo affilato? No, ma è meglio che ascolti un po' di musica country. Ti piace? No, non mi piace, la odio. Come si può odiare la musica country? Io la odio. Di che parla quel libro? Di psicoterapia. Ma davvero? Spiega quello che si potrebbe fare tornando indietro nel tempo, cambiando la propria vita. Cazzo. Lo so che ti sembrano un mucchio di stronzate, Frank. Mi hai proprio tolto le parole di bocca, sai? Ma non è così, è una specie di gioco terapeutico. Ah, ti piacciono quei giochetti, eh? Sì, come Tarzan e Jane, vero Frank? Io e te siamo collegati. Mi leggi nella mente, donna. Quindi non ti dispiace se ti dico che stai andando un po' troppo veloce, vero? Scommetto che sembra di andare a 70 miglia all'ora. Sì, sembra, ma non sembrerà così a quel poliziotto laggiù. Quale poliziotto? Cavolo, ma perché non me l'hai detto prima? Dannato figlio di puttana! Accidenti! Ho già tre maledette multe. Così la mia assicurazione andrà alle stelle. Stia fermo lì, signore. Agente, non le ho detto di uscire dalla macchina. Ma io volevo solo sgranchirmi le gambe. Mi dia patente e libretto, per favore. Sì, signore. Ma prima mi deve dire una cosa. Che diavolo ho fatto di male, si può sapere? Andava a 78 miglia e c'è il limite a 55. Cosa fai? La pistola, Rayen, dov'è? Quale pistola? Di cosa parli? La pistola di Frank, dov'è? Ah, beh, non va da nessuna parte senza la sua pistola. Vuole dirmi per cortesia chi c'è in macchina con lei, signor Lloyd? Loro sono le mie due mogli. La bigamia è contro la legge. Ecco perché non mi sono sposato, per non infrangere la legge. Mi scusi, agente. Potrebbe dirmi dov'è il più vicino signore, distributore di signora, benzina? Signora, vuole tornare in macchina, per favore? Brava, torna in macchina. Signora, per favore. Ascolta, la gente rientra in quella dannata macchina. Ma vede, ho un piccolo problema con la mia macchina. E lui ha una pistola, gente! Fermi! Agente, sono del Dipartimento di Polizia di Chicago. Quest'uomo è ricercato. Stronzate! Io ho la licenza per quella dannata pistola. Oh. Fermo! Fermo! Lancia! Ryan, fermati! Ferma, dannazione! La mia bambina!
attenzione! Merci! Che diavolo ci fai qui, eh? Chi sei? Guarda cosa hai fatto a mia moglie! Ma che vuoi, eh? Non muoverti, bastardo! Ma che diavolo? Corra, chiami la polizia! No, è un'assassina, è un'assassina! Ti ucciderà tutti quanti! Stronzate! È pazza, ha appena ucciso mia moglie e anche un poliziotto! Sua moglie? L'ha uccisa lui! Ha ucciso mia moglie e mi ha colpito e ora sta cercando di uccidermi! È una strizza cervelli impazzita, aiutatemi! Chiudi il becco! Bugiarda! Per favore, ho bisogno del suo aiuto, vada alla polizia! Aiuto, è un'assassina, è una fottuta psicopatica! Fermo, ti sparo, lo giuro su Dio! Aspetti! Non hai mai usato una pistola prima d'ora, vero? Perché non ci dai un taglio, Frank? Potrebbe essere anche senza proiettili, perché non controlli? Molto divertente, ma io non sono Rayen. Ora metti le mani sopra la testa e fai in fretta. È una grande responsabilità premere il grilletto. Può cambiare la tua vita per sempre, lo sai? Beh, forse è proprio un cambiamento quello che sto cercando. Diavolo! Maledetto! Mi hai beccato! Ora stia ferma, signora! Guardi che lei si sbaglia! Aiutami, è una maniaca, dannazione! Non lo vedi, è un'assassina! Vada a chiamare la polizia! Io lo terrò d'occhio! Ma cosa dice? È lei l'assassina! Vada, qui ci penso io! Ma sei impazzito anche tu! Ha cercato di uccidermi! Vada. Zitto! Maledetto bastardo! Non ho ucciso nessuno, lei mi ha sparato! Dammeli! Cosa? Ma di che stai parlando? Lo sai di cosa parlo, grassone puzzolente? I chip del computer! Dammeli subito! Accidenti! Ma perché non me li hai chiesti? Li ha presi il poliziotto! Doveva sapere che li aveva. Ce li ha lui. Ce li ha proprio lui. Non è vero. Questo stronzo. Che cosa? La polizia! Accidenti! Il telefono non funziona, signora! Io e te dobbiamo farci una chiacchierata. Metti giù quella pistola adesso. Va bene, Frank. Mettila giù! Andiamo. Andiamo, dolcezza. Lo sai che mi piaci. Allora, dove sei? Diavolo. Una ragazza come te la porterai fuori a cena. Dove sei? Ma perché sei entrata nella mia vita? Che diavolo vuoi? Sai, mi dispiace doverti uccidere. Vorrei portarti a casa dal mio paparino. Oh, lui piaceresti.
Bellezza, dove sei? Va a sentire quello che ti dico. Io sarò carino con te. Se tu sarai carina con me, che ne dici, eh? Ma chi vuoi prendere in giro, Frank? Io non ti credo proprio. E ora sta giù! Sta giù! Che vuoi fare, dolcezza? Mi vuoi sparare un'altra volta? Non tentarmi. Lo so che vuoi essere padrona della tua vita. Non vuoi più dipendere da nessuno, eh? Io vengo da Venere e tu da Marte. Zitto! Ora muoviti. Mi avevi colto di sorpresa. Ma ho anch'io un asso nella manica. Ma che diavolo sta succedendo, Frank? Chi è? Non lo so. Che diavolo sei? Eh? Una delle tante ragazze texane, Frank. Balle! Hai ficcato il naso nei miei affari. Nessuno conosce i miei affari. Neanche Rayanne, che adesso è morta. E questo grazie a te. E come faccio a vivere senza di lei? Eh? Sei patetico. Comunque lo sapevi che ti tradiva. Ma sì, te l'ha detto lei? Te l'ha detto lei? Eh? Allora? Con chi se la faceva? Con Jesse, con chi? Su, cerca di stare calmo, Frank. Vai da qualche altra parte. Dimmelo. Dimmelo, dannazione. Voglio sapere, Frank, con chi mi tradiva. Avanti, dimmelo. Da parte, te ne prego, non qui. Zitto, senti. Avanti, Frank, dannazione. Zitto. Ma tu portala fuori. Portala nel deserto. Ecco, va bene, nel deserto. La porto nel deserto, va bene. E assicurati che nessuno la trovi. Alzati. Io e te parliamo dopo. Lì nessuno ti troverà, tranne i coyote. Allora fai in fretta, perché prima o poi verrà a cercarci quel poliziotto. Ma sì, e come fa a cercarci un poliziotto morto? Tu andrai a tenergli compagnia. Ora ascoltami. Di una parola e li uccido tutti, te lo giuro. Ok. Salve. Salve. Serve aiuto? Sì, mi chiedevo se uno di voi sa dove possiamo trovare da queste parti un posto per accamparci. Fermo! Dentro che manda la gente indietro nel tempo, come me, per esempio. Io non ti conosco. Io sono già stata qui, mi hai mandato indietro, io ho rivissuto un incubo. Non ti ho mai vista prima in vita mia. Sì, invece. Cosa? Aspetta. Se quello che dici è vero, io non potrei ricordarlo, perché non è ancora successo. Ok. Incredibile, lo devo aver segnato. No, ora ascolta. Brian, sono morto un sacco di persone e c'è un assassino qui fuori che vuole uccidermi. Chiamiamo la polizia. No, non funzionerà. Ora, voglio che mi rimandi indietro. Cambierò quello che è successo. Posso tornare, aggiustare tutto, posso mettere tutto a posto. Non ho nessuna idea di quali possono essere gli effetti secondari. Te lo dico io quali sono gli effetti, Brian. La gente muore. Beh, se torni potresti peggiorare le cose. No, tanto le ho già peggiorate. Ok? Questa volta mi serve più tempo. Mi serve almeno un'ora. È programmato solo per 20 minuti. Ma così tornerò esattamente dov'è. Devi venire anche tu con me. Vuoi la prova che la tua macchina funziona, Brian? Allora vieni con me. Non avrò assolutamente idea di cosa stiamo, e questo è un grosso vantaggio.
Ora, appena tornerai qui, chiama la polizia e digli che c'è un pazzo con una pistola che spara alla gente. Falli venire al distributore che è lungo la strada. Lo conosci, vero? Sì, sì. Appena chiamato ci incontreremo là, va bene? Io ti conosco. Tu sei quella donna di Chicago. Quella degli ostaggi. Sì, ed è un peccato che questa macchina non torni indietro di 3 giorni. Dai, andiamo. Coraggio, prima tu. Cosa c'è? Ti fidi? Diciamo che è meglio andare insieme. Proprio una gran bella figlia. E io non lo so, mi è venuto in mente, non chiedetemi come. L'ho già sentita, Frank, è una storia molto stupida. Ma se non sai neanche di che cosa sto parlando. Volevi dire, starebbe molto meglio impressa sulla tua fronte. Ho indovinato, non è così? Non ce l'ho con te, Frank. Sai, dopo l'incidente, la macchina rotta e tutto il resto, vorrei solo rilassarmi. Non farci caso. Mi capisci? Ma sì. Del resto è giovedì sera, no? Allora manca un giorno al weekend. Proprio così. Che farai con la macchina? Ah, al diavolo. Mi piace più la tua, comunque. Adoro le vecchie Cadillac. Sono molto potente. Sì, vero? Beh, devo dirti una cosa. Io ho molte altre doti nascoste, non solo un motore. Perché non andiamo dove puoi mostrarmele, eh? Lei è... Mi sembra divertente. È stupido, non è divertente. Ryan, lo sai quanto mi piace, andiamo. Sai una cosa? C'è un motel a circa 5 miglia da qui, andiamoci. Adoro i motel. Davvero? Puoi farci quello che ti pare. Puoi anche dargli il tuo vero nome. Mettere la stanza tutta per aria e poi andartene. Sì, sì, mi piace. Mi fermo solo a questa stazione per un momento, va bene? Poi andiamo. Beh, credo proprio che prenderò una tequila. Davvero, signora? Andiamo all'inferno, cosa c'è di meglio? Hai ragione, sono felice che ti si sia rotta la macchina. Continua a guidare, stronzo. Se togli le mani dal volante, lo giuro su Dio, ti faccio saltare le gambe. Cosa diavolo vuoi? Rallenta. Se è questo quello che volevi, potevi chiederlo. Ok, vuol dire che hai cambiato idea sul motel? Adesso, fatti sorpassare da questa macchina. Noi pensavamo che fossi una vagabonda. Ancora non hai visto niente. Ok, non farti venire strane idee. Continua a guidare così, bravo. Devo dire che sei di umore piuttosto variabile. Pomeriggio. Smettila di provarci. Appena ne hai la possibilità, Rayen, allontanati da questo imbecille, capito? In seguito potrai anche farti il favore di ucciderlo e risolvere il problema. Maledetta. Io cerco di aiutarti e tu è così che mi ricompensi. Dannazione, impara le buone maniere. Non si fa così in Texas. Per questo me ne sono andata. Sii te stesso, anche se ti è difficile. Cerca di comportarti come un essere normale. Mia amica? Ma sa cosa stai facendo? E non lascerò che tu o chiunque altro prendano ciò che mi spetta di diritto. Puoi scommetterci, Frank! Ma che stai farneticando? Rayen, ascoltami. Lui ti ucciderà. Brava, hai ragione. Ti ucciderò io. Oh, uccidimi, uccidimi, tanto non lo farai mai. Sta zitto! Sta zitta! Sta zitto! Sta zitto! Sta zitto tu! E spara, spara, se hai il coraggio. Avanti, sparami! Vuoi spararmi? Spara! Ah. Sono davvero colpito, Rayen. Beh, questa è la prima volta in vita tua in cui hai mancato qualcosa. Ora guarda cosa hai fatto alla mia maledetta auto. Idiota che non sei altro. Non vuoi scappare? Lascia la pistola. Lascia questa pistola. Uccidere chi ha detto che ammazza, sai. Ammazza. Thank you.
cose! Ma che succede? Non lo so, ha una pistola, ha ucciso mia moglie! Rayen! Chi? Penserò a te più tardi, te! Sto di cazzo! Signora, mi creda, glielo giuro, io non ho fatto niente. La prego, aspetti! Dobbiamo prendere quell'uomo. Vieni! Non lo prenderemo mai, è troppo veloce. Sì, ma non per molto, il tuo camion gli darà dei problemi. No, assolutamente, l'ho fatto appena controllare. Gli hai controllato le gomme? Oh, cavolo, ma come faceva a saperlo? Intuizione femminile. Vedi se riesci a trovare altre munizioni per questo. Non c'è, è sparito. Che fine ha fatto? Cristo. Dove diavolo è la polizia? Maledetto Brian. Chi è Brian? Non importa, Frank sarà qui in giro con la pistola che era nel tuo camion. Come fa a sapere che avevo una pistola nel camion? Siamo nel Texas, no? Già. Stia attento. Va bene, ho capito. Non ti muovere! Signora, qualunque cosa voglia, se la prenda. Ecco, bravo, sto cercando il tuo amico, Frank. Frank, dov'è? Non lo so. Ho una cosetta per lui. Sono qui, mio tesoro. Vieni a prendermi. Esci fuori. Dai, è finita. Non è finita fino a che non finisco io di cantare questa canzone. Ehi, Sam. Guarda che razza di tette ha questa ragazza. Pensi che siano vere? Agente, le posso spiegare? Maledizione. Ce l'ho sotto tiro, agente! Ce l'ho sotto tiro! Basta così! Buttate le pistole! Forza, buttatela a terra, subito! Non posso farlo, agente! Quell'uomo sta cercando di uccidermi e quest'altro è il suo complice! Sam, non so di cosa stia parlando, amico! La ucciderà, non si fidi di lui. Sono tutte balle. Ho fatto salire questa donna che chiedeva un passaggio. Ha ucciso mia moglie Rayen. Vuole uccidere me, Sam, la arresti. Non gli creda, lui è un ladro e l'altro è un assassino. È coinvolto in un traffico di microchip. Gli faccio aprire la camicia, lo controllo. Va bene. Allora, prima di tutto, mettete giù quelle armi. Possiamo risolvere il problema. Forza, andiamo. Ok, possiamo risolvere il problema, ma io non la metto giù fino a che lei non lo disarma. Ha sentito, signore? Abbasserà la pistola appena lei abbasserà la sua. Ma chi è lei? Ok, va bene, ok. Lei è un agente al servizio della legge. Se non posso fidarmi di lei, non posso fidarmi di nessuno, no? Comunque è un peccato. È triste vedere una donna finire in questo modo. Una così carina, poi. Signore, ce l'ho sotto tiro. Quindi abbassi la pistola e si sbottoni la camicia. Cosa? Mi ha sentito. Metta giù la pistola e apra la camicia. Lo tenga d'occhio, agente. Va bene. Va bene. Calma, calma, tranquilli, non ho niente qui. Non ho niente qui. Diavolo, ho solo una gran pancia piena di birra e un paio di pallottole per... Aveva ragione lei, non tu! Tardo. Lo hai ucciso. L'ho fatto per Rayen. Diceva sempre che odiava i poliziotti. Avanti. Avanti. Ho detto avanti. Muoviti.
Oh mio Dio! Oh mia cara Clementine! Cosa facciamo ora? Ma che ne so, tu prendilo per i piedi e sistemalo là. Mi sembra ragionevole, ma che ne facciamo di tutti gli altri? Diavolo, Sam, di una preghiera, prendi orologio e portafogli e brucia. Ma puceranno! Oh mia cara! Ferma! Ma che succede? Ferma! Non fermarti! La metterò sotto! Fatemi entrare, vi prego! Vada! Dove? Dove vuole, vada via di qui! Via! Maledizione! Oh, presto, giri! Ma è la poliziotta! No, non capisci? Il vero agente è stato ucciso! Questo è l'uomo che ha cercato di ammazzarmi, torni indietro! Non ce la faccio! State infrangendo la legge, siete sul lato sbagliato della strada! Oh. Autoscontro! Oh mio Dio! Dove credi di andare? Pensavo di andarmi a prendere una birra adesso, Frank. Ne vuoi una? Allora, dolcezza. Dov'è il ragazzino? Quale ragazzino? Dannazione. Perché vuoi rendermi le cose più difficili, tesoro mio? È nascosto, tesoro mio. Non ti nasconderesti anche tu se ci fosse un maniaco nei paraggi? Afferma. Brian, non ti sembra di essere un po' in ritardo? Lo conosci? Frank. Beh, il mondo è davvero molto piccolo, dopo tutto. Non ditemi che vi conoscete. Non l'ho mai visto prima in vita mia, Frank. Va bene. Allora vuol dire che vi faccio fuori tutti e due. Dopodiché me ne vado dritto in paese. Aspetta, calma, Frank. Ascolta.
Se tu sei responsabile di tutto questo, non ce la farai mai a raggiungere il confine messicano. Ti rimanderanno subito indietro. Sono duri con noi ora, i messicani sono duri. Perché? Ecco, per il libero scambio. Libero scambio dei miei stivali. Devo uccidervi tutti. Aspetta, a due ore. No, calma. C'è un altro modo. Un altro modo, davvero? Sì. E quale? Ti ricordi quel piccolo esperimento su cui stavo lavorando? Cosa? Quella ridicola macchina? Ora funziona. Sì? Vorrà dire che mi porterai in Messico più in fretta. No, no. Ma puoi tornare indietro. Puoi cambiare tutto. Rimanere pulito, non dovrai scappare. Davvero? Palle! L'ho già fatto una volta. Con lei. Bastardo. Davvero? Sì, è vero, Frank. È per questo che so tutto su di te. Sai tutto di me, davvero? Sì. Beh, qual è il mio colore preferito, allora? Eh? Qual è il mio secondo nome? Cosa ho mangiato per colazione stamattina? Eh? E dimmi, a che università sono andato? Sono solo un mucchio di balle. Tu non sai niente di me. Ora entra in quella maledetta macchina. Ti fermi sempre qui, Frank. Ti incontri con Sam, ti prendi un po' di soldi e bevi un sacco di birra. È sempre una birra straniera perché ti ricorda tuo padre che se n'è andato in Australia quando avevi 10 anni. E non credo che tu sia andato oltre le elementari. Neanche Ryan sapeva dei soldi. Ecco perché sapevi la fine della storiella. Diavolo, Brian. Mi si è accesa una lampadina. Andiamo un po' a fare questo tuo grande esperimento. Ma prima... Fuori! Andiamo! Guarda che bella famigliola abbiamo qui, tutti riuniti nel tunnel dell'amore, eh? Allora perché non hai chiamato la polizia? Li ho chiamati, mi hanno preso per pazzo, continuavano a ridere e hanno riattaccato. Va bene, adesso smettetela di chiacchierare, piantatela. E tu? Attento, faccio saltare le cervelle al ragazzino. Scappa! Al bambino manca l'aria! Dai, alzati! Come diavolo fai a conoscere Frank? È molto bravo a trovare degli speciali microchip per computer sofisticati. Ma non sapevo certo che fosse anche un pistolero psicopatico. Sì, era un tipo rumoroso, disgustoso e puzzava. Ma non credevo che fosse anche un pazzo omicida. Capisci che intendo? E tutto questo solo per un chip per computer? Non soltanto chip per computer. Questi sono molto difficili da ottenere. Sono microchip sviluppati per i go... Dovremmo ritornare indietro, Brian. Non ho mai spinto il sistema a questi limiti. È molto rischioso. Se non torniamo all'inizio non smetterà mai. Cosa? Cosa sta succedendo? Oh, no. Dannazione! 10 minuti. Ma non basta, non riprogrammalo. Ho una notizia da darti. Una volta programmato non si può invertire il procedimento. Vuoi dire che non si può riprogrammare? Ho provato su troppi morti, non serviva. Fallo ripartire o qualcosa del genere. Non capisci? È collegato con l'intero complesso ed è pronto per funzionare. D'ora in poi, qualunque cosa entri in contatto con quel disco, innescherà l'effetto. Oh mio Dio. Ucciderà tutti. No, perché noi lo fermeremo. Sì, ma noi sapremo che lui sa. Ora noi lo sappiamo. Ma non saremo noi di adesso, saremo noi di allora, no? Devo fare qualcosa. Aspetta! Brian! Dove sei? Dove diavolo sei? Brian! Frank, fermati! Diavolo, eccoti qui! Bisogno d'aiuto. Non lo so, io non mi fido. No, ferma! Non fermarti! La metterò sotto. Entra, sta arrivando con l'auto della polizia. Torna indietro, papà, arriva. Ma come lo sai? Sono passato anch'io per la macchina. Oh mio Dio. Ehi! Quella è una macchina della polizia. Il poliziotto è morto, gli ha sparato. Ha ragione, l'uomo alla guida è un assassino.
indietro, ma attento! Non indietro, non indietro! Cosa è successo? Hai mandato il ragazzino indietro con la tua macchina. No. Sì. Mi hai detto che ci è passato attraverso. La tua macchina deve essere distrutta. Torniamo un'ultima volta. Un'altra volta, indietro dall'inizio, così che niente di tutto questo possa succedere. Per il sistema. Scoppierà tutto qua. Sì, ma quando ce ne saremo andati? Coraggio! Lo sapevo che vi sareste fatti vedere presto. Come sei entrato? Diavolo, me l'hai fatto vedere tu. Non ti ricordi? Ah! Non è vero! L'unico che potrebbe ricordarsi è il ragazzino. Ma lui ora è fuori definitivamente. Cosa vuoi ora, Frank? Beh, te lo dico, Brian. Questa tua macchina è veramente pazzesca, sì? E ho pensato a quanto potrei divertirmi. Sai che potrei fare? Potrei uccidervi e tornare indietro di 10 minuti. E uccidervi di nuovo. E poi ancora, e ancora, e ancora. Non è un'ambizione molto nobile. Potresti mirare molto più in alto, bastardo. E chi se ne frega? Rayen non c'è più e io voglio divertirmi. Sapete una cosa? Non ho familiarità con questa particolare procedura, Brian, quindi dovrai spiegarmela. No, non lo farò. Ma mi dispiace dirlo, sai. Ma non hai altra scelta. L'avrai voluto tu, Brian. Quanto tempo ti serve? Oh, un paio d'ore. Non fa parte della mia natura essere molto abile. Il tempo è uno spreco. Brian, non lo fare. Zitta! Oh! Oh! Figlio di puttana! Allora, Brian, non fare più lo stupido, d'accordo? Non cercare di fare l'eroe. Ok. Non preoccuparti di quella lì. Dammi quell'aggeggio. Forza, andiamo! Mettila sul tempo che vuoi e spingi il pulsante in via. Cosa faccio? Spingo 2 ore e invio nello stesso momento. Thank you.
mio Dio! Starai benissimo legata nella mia auto. Salve! Ha qualche problemino alla macchina, tesoro? No. No? A me sembra di sì. Ne è sicura? Non mi serve niente. Va bene. Non si può dire che non ci abbia provato. L'ho già vista da qualche parte. Ora badi a se stessa, signora. Che voleva dire? Buongiorno signora, bisogno di aiuto forse? Salve, sono Karen Warren, lavoro al Dipartimento di Polizia di Chicago. Ascolti. Passaggio. Non mi importa cosa hai fatto, non mi importa con chi hai fatto l'amore. Ora siamo io e te. Questi soldi sono per me e per te soltanto. Dai, tesoro. Andiamo. Metti via la pistola. Lo so che non mi sparerai, Rayen. Sì, lo so. E sai perché? Perché tu mi ami. Forse hai ragione. Andiamo. Sì, andiamo oltre. Va bene, ora metta le mani sulla testa. Sì.
chiederle di andare via. Non può essere di aiuto qui. È tutto finito.